di trovare un'altra attività, capito? Che c'ho io. Ah, ok. Un'officina di elettrauto. Sì, tu che lavoro facevi alla Sigma Tau? Io ero tecnico di laboratorio nella ricerca. Sì. E da quanto tempo lavoravi? Lavoravo qui dal 1° dicembre del 1989, 22 anni e passa. Ah, e adesso hai ricevuto pure tu questa lettera? Dal 18 gennaio noi siamo in cassa integrazione. Nella ricerca ne hanno mandati via 77 su credo circa 250, anche se tuttora l'azienda dice che sono 200 gli addetti alla ricerca, in realtà questo non mi risulta. Nei laboratori di ricerca farmacologica sono rimasti circa una quarantina di persone. E la cosa che risulta strana a me, come penso a tanti altri, è che un'azienda come questa, che ha campato sempre grazie ai soldi dello Stato, sia per quanto riguarda la ricerca, sia per quanto riguarda le sovvenzioni per costruirla, Cassa del Mezzogiorno e quant'altro, sia per quanto riguarda i farmaci che mettono in fascia A, anche se potrebbe essere discutibile la valutazione che fanno, è un'azienda che campa da sempre con i soldi dello Stato, e il giorno che lo Stato tira un po' la cinghia, almeno per quanto riguarda la ricerca, perché per i farmaci non mi sembra che sia così, loro la prima cosa che fanno prendono e licenziano. E io penso che sia una cosa assurda, una cosa a cui siamo abituati in Italia, perché la Fiat sono decenni che va avanti così. E, non so, io trovo che sia una cosa assolutamente inaccettabile. Purtroppo le istituzioni poi consentono queste cose, perché la nostra trattativa è stata portata a livello nazionale, quando loro invece volevano che si fermasse a livello territoriale, a livello regionale. Invece, essendo un gruppo che ha svariate sedi, svariate aziende del gruppo in varie regioni, il sindacato ha pensato di portare questa trattativa a livello nazionale per avere maggior peso. Quando siamo andati al Ministero dello Sviluppo Economico, di fatto non è stato messo nessun paletto. L'azienda ha chiesto 569 persone in cassa integrazione e di fatto l'ha ottenuta per il momento. Non so se è stata approvata ancora, questo non l'ho capito, però questo è stato. E la cosa che dà più fastidio a me personalmente è questa, cioè le istituzioni che assolutamente non hanno preso nessuna posizione rispetto a questa vertenza. È palese che l'azienda voglia... Poteva intervenire l'istituzione pubblica essendo un'azienda privata? Io credo di sì, perché se no al Ministero dello Sviluppo Economico che ci andavamo a fare? Io sono convinto che una pressione, adesso non so a livello legale chi dà le autorizzazioni, però sicuramente una pressione sull'azienda era possibile fare, invece non è stato fatto assolutamente nulla, tant'è vero che sono usciti da quel tavolo senza nessun accordo. Il giorno dopo hanno fatto partire le lettere di cassa integrazione che avevano già belle pronte, insomma, con tutti i nominativi, senza il minimo criterio. Cioè, generalmente queste procedure si fanno sulla base, anche se è una cassa integrazione straordinaria, si cerca sempre di mandare in pensione quelli che sono prossimi, magari con un incentivo, si cerca di fare una procedura che sia il più possibile indolore. L'azienda non ha fatto nulla nella maniera più assoluta per fare qualcosa che tutelasse quantomeno le persone più in difficoltà. Hanno sparato nel mucchio, dove hanno preso hanno mandato via, probabilmente hanno dato indicazioni ai vari dirigenti del numero di persone e poi i dirigenti hanno detto questo sì, questo no, senza un minimo di criterio. Ma veramente una cosa sensata non si è vista. Ma per quale motivo è nata questa crisi? Perché mi sembra che ci sia un mistero interno. Il mistero è proprio se esista questa crisi. Secondo noi no. Secondo noi l'azienda a livello di gruppo non è assolutamente in crisi. Per quanto riguarda la Sigma Tau, che è la casa madre, diciamo, del gruppo, loro hanno fatto una serie di operazioni per cui la fanno risultare in crisi, perché se prendono un farmaco che prima vendeva l'azienda e poi lo passano a un'altra azienda loro e lo fanno vendere a quell'altra, quella fattura di più e l'azienda che produce il farmaco fattura di meno. Questo hanno fatto.
E poi i finanziamenti per la ricerca prima li prendevano, ne prendevano a valanga, la, penso per la maggior parte senza, anche a fondo perduto. Quando hanno cominciato a non avere più finanziamenti, chiaramente una ricerca fatta in questo modo non è competitiva, perché serve solo per, diciamo, una cosa un po' pesante. Comunque vabbè, nel senso è chiaro che se questa è materia di scambio, prendo il raccomandato di turno e poi ottengo finanziamenti, tanto che fa che me, cioè, che c'è dopo. Non è che deve essere una cosa competitiva, deve essere una cosa che mi serve comunque per mantenere uno specchietto per le allodole, insomma, un fiore all'occhiello così definito. Ma c'è anche in altre città, in altre sedi della Sigma Tau una situazione simile, in Italia o all'estero, o è solo qua a Pomezia? No, loro hanno mandato in cassa integrazione solo i lavoratori della Sigma Tau, del gruppo non hanno dato. Oddio no, in realtà hanno messo in liquidazione altre due sedi, la Tecnogen di Caserta e la Praxis di Milano. Le hanno messe in liquidazione e hanno mandato via tutti i dipendenti interamente, tranne qualche dirigente come al solito che casca in piedi, che dalla Tecnogen è venuto a fare responsabile della sicurezza qui. E questo hanno fatto. Dirigenti ne sono stati mandati via 13 all'inizio, dopodiché non è stato toccato più nessuno. Alla ricerca hanno mandato, a momenti sono più dirigenti che lavoratori. Questo è inaccettabile. Voglio dire, se al limite uno volesse individuare un responsabile dei motivi per cui una ricerca va male, i primi saranno i dirigenti. Hanno preso un capo della ricerca un anno fa, che è stato un anno dal 3 gennaio del 2010, io sono uscito il 18 gennaio del 2011, non l'ho visto dicembre. Una volta, sta dentro l'azienda insieme a me, sta al piano di sopra, non l'ho visto una volta, è venuto lì con l'unico compito di fare questo lavoro sporco che gli è stato richiesto, cioè chiaramente non è un ricercatore, è uno così, lo potevo fare io come lo poteva fare chiunque un lavoro del genere. Ha preso dei nomi a caso, forniti dai vari dirigenti dei vari settori, ma questo ha un contratto fino a dicembre di quest'anno, dopodiché non so che fine faranno. Certo è che se la ricerca viene affidata a personaggi di questo livello, immagino dove vogliano andare. E non so, io... Ma il settore ricerca in Italia è possibile trovare lavoro? Assolutamente no, non investe nessuno in ricerca. L'azienda dice che investiva il 16% del fatturato. Io sinceramente qualche dubbio ce l'ho su questo, non ho dati certi, ma il 16% del fatturato, se uno prendesse per ipotesi il gruppo, so 100 milioni d'euro l'anno. Penso che se vai all'università da qualsiasi ricercatore gli dici te do 100 milioni l'anno, ci mette su, non so, diventa premio Nobel nel giro di un anno. A me è capitato di vedere su internet un video di una compagnia del gruppo della Sigma Tau in America, che hanno fatto questo video dicendo che si specializzano su ricerca su malattie rare, sì. e sembrava l'occhiello dell'azienda. Mi è sembrato che gli americani davano molta, molta importanza, promuovevano molto il settore ricerca, e pensi che la Sigma Tau in Italia o altre sue, diciamo, dello stesso gruppo promuovono in questo modo la ricerca? Ma delle malattie rare... O anche in altri settori, loro diciamo... Uno dei problemi della ricerca è sempre stato quello di reperire fondi, però dentro l'azienda esistevano tantissimi progetti aperti e chiaramente quando lo gestisci in questo modo diventa difficile portare avanti un lavoro, perché se non individui alcuni progetti ben definiti e canalizzi le risorse lì, è difficile poi gestire tanti progetti, perché richiede investimenti, richiede competenze, è una cosa che non è così semplice.
In America io non so che cosa abbiano, loro hanno comprato, io so che hanno comprato un'azienda, la Enson, i cui proventi, peraltro loro dicono che hanno preso un prestito per acquisirla, ma i proventi di questa azienda non sono serviti a pagare il prestito lo stiamo pagando noi con i nostri licenziamenti, è una cosa, un prestito preso da Banca Intesa dove tutti sappiamo insomma gli interessi che ha l'attuale ministro dello sviluppo economico. Quindi sono tante cose che non si riescono a capire. La delusione più grossa per quanto mi riguarda è questa. Cioè io da quando è iniziata questa avvertenza ho pensato che se c'era una possibilità, oltre all'attività sindacale che fai di protesta eccetera, l'unica possibilità era che le istituzioni facessero il loro dovere, ovvero verificare che quello che l'azienda dice fosse vero. E invece no, perché alla fine siamo usciti da lì senza... come se, non so, se andate a prendere il caffè. L'ultimo incontro è durato 2 ore, alle 6:30 sono usciti e nessun accordo, il giorno dopo avevamo le lettere tutti qua. A chi è arrivata? Perché poi sono successe cose scandalose, qui il 17 stavamo sul piazzale, c'era gente che ogni tanto comunicava che da casa, comunicava agli altri che stavano qui, che da casa gli era arrivata la notizia di aver ricevuto il telegramma. E gente che è venuta qui per entrare al lavoro il giorno dopo che non ha potuto timbrare perché non gli era arrivata la comunicazione ma era già stata messa in cassa integrazione. Io penso che sia un comportamento ignobile. Tutto questo poi finalizzato a cosa? Se tu vuoi ristrutturare un'azienda, questa è l'ultima cosa che fai. Al 99% per le notizie e le informazioni che abbiamo noi, l'azienda la vorranno vendere gli eredi di Claudio Cavazza. E quindi il loro intento è quello di eliminare il più possibile lavoratori dall'azienda per poterla vendere a un prezzo migliore, tutto qui. Non c'è un'altra motivazione, almeno io non la trovo, se poi me la spiegano me ne faccio una ragione, ma io non penso che ce ne siano altre. Non si giustifica un comportamento del genere. Grazie. Prego.